Che vi devo dire? Il film che vedremo questa sera è a tone, è un po' forte, ma è importante vederlo, perché è uno spaccato che ci rimanda, io dico poco poco e spero che sia veramente poco poco, a realtà che più o meno conosciamo. Stasera abbiamo pure il vantaggio di avere l'autore del filmato e quindi io non aggiungo niente, se non che il venerdì, non questo, l'altro, poi ne vedremo un altro di film in diretta, sì, Stefano Cucchi, quindi stiamo sul pezzo con costanza. Gianluca, a te la parola. Sì, grazie Cosimo, grazie, buonasera a tutti gli amici intervenuti questa sera, buonasera, naturalmente un ringraziamento particolare va all'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca che con grande disponibilità e con grande passione sta sposando queste iniziative. Noi assisteremo alla visione del film in un'unica soluzione perché è un film che, come anticipava Cosimo, comporta una grande partecipazione emotiva da parte degli spettatori. Tra l'altro Claudio, noi ci siamo visti i primi di marzo, il giorno prima delle elezioni, tu sei venuto da noi come relatore nell'occasione della presentazione del libro di Alfredo Sprovieri e proprio in quell'occasione anticipasti questa partenza per il Messico per girare questo reportage. Dopo la proiezione scambieremo alcune battute con me, col pubblico presente. Una sola domanda che non ti farò, che ti risparmierò perché conosco già la risposta. Non ti chiederò chi te l'ha fatto fare a fare questa esperienza perché conoscendo la tua passione per il giornalismo, per il giornalismo d'inchiesta, per la verità, il tuo amore per la verità, la risposta è pleonastica, la palissiana. Una sola battuta però la scambierei prima di proiettare. Cosa è cambiato nella tua vita, non solo professionale ma anche umana dopo questa esperienza messicana? Ma io intanto vi ringrazio, grazie per l'ospitalità. Spero che il documentario vi piaccia. Vi chiedo di essere indulgenti per due cose. Uno, per le difficoltà oggettive che si hanno nel muoversi in Messico e ancor di più per filmare in Messico, dicevo prima, qui noi insomma siamo pieni di posti difficili, di luoghi difficili, di paesi difficili, però anche nel paese più difficile dove andiamo con una telecamera, se, ho fatto prima l'esempio diciamo fuori microfono, se si va a inquadrare la sede del comune o comunque un palazzo istituzionale, anche nel luogo più problematico, tutto sommato non si hanno problemi. Ecco, lì in Messico voi vedrete, ci sono anche immagini di la classica carrellata per esempio del palazzo del governo, ecco, anche fare quella immagine così assolutamente neutra, per non dire tranquilla, è veramente problematico, ci si deve fingere dei turisti, ecco, quindi vi chiedo indulgenza da questo punto di vista, vi chiedo indulgenza perché tra l'altro non è il mio ambito, io di solito scrivo, abbiamo presentato dei libri, anzi ovviamente vi ringrazio per l'ospitalità e spero presto di avere qualcosa da presentare anche con voi nei prossimi mesi perché c'è qualcosa in cantiere. Quindi è stato stimolante e per il contesto e perché è stata una nuova forma di comunicazione per me. Del Messico mi è rimasto moltissimo, anche perché, ma questo magari lo dirò più compiutamente dopo, è un luogo così problematico che anche quando io sono stato due volte in Messico, una volta a settembre e una volta appunto a marzo, pochi giorni dopo la proiezione, vivi con una tensione costante che stia per accadere qualcosa, poi magari non accade, anche se noi ci siamo vista brutta in più di un'occasione, che ti segna. Io dico sempre che quando sono tornato, soprattutto la seconda volta, che è stata quella più dura, ho avuto un po', e non per modo di dire, per diversi giorni, un po' quella sindrome, non so se avete visto i film
sulla guerra nel Vietnam, dove anche quando tornavano vivi i soldati comunque tornavano segnati dalla violenza che avevano visto. Ecco, non vi nascondo che il ritorno è stato molto molto traumatico anche per quello che vedrete. Dopodiché mi è rimasto ovviamente nel cuore per le persone che ho incontrato, che poi sono il motivo per cui ho realizzato questo lavoro, ma lo dirò meglio dopo. E vi posso assicurare, mi è rimasto così tanto nel cuore che ormai mi capita almeno una volta al giorno di guardare l'orologio e poi fare il conto e dire in Messico sono, perché in Messico sono 7 ore indietro, quindi fare sempre comunque il rimando a quella realtà, perché è qualcosa di veramente così problematico e non lo sa nessuno. Noi siamo abituati a pensare al Messico come un luogo di vacanze e quant'altro, e viceversa a credere altri posti, la Colombia o altri posti del Sud America, come quelli veramente pericolosi. La realtà è ben altra, vedrete, ci sono 33.000 desaparecidos, che sono più di quelli di Cile e Argentina messi insieme. Però di Cile e Argentina studiamo nei libri di storia, dei 33.000 desaparecidos messicani non ne parla nessuno, soprattutto a livello internazionale. È chiaro che questo film poi lo vedremo passare alla Rai oppure sulle reti Mediaset. Ve lo immaginate, sì? Riuscite ad immaginare un film come questo che passa alla Rai? Un po' difficile, vero? Comunque, fa riflettere. A me dispiace, comunque, il punto è che noi abbiamo tanti punti in comune con Messico. L'ultima cosa che mi ricorda è il fatto che abbiamo la stessa bandiera, il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, è lo stesso messicano, quindi tante volte casualità. Comunque, in ogni caso, io penso che c'è parecchio da dire, cominciamo da qualche parte. Claudia. Allora, Claudio, prima di analizzare insieme a te i contenuti e di aprire magari gli interventi degli amici presenti, io vorrei sottolineare, al di là dei contenuti giornalistici del suo valore, anche la bellissima fotografia, il montaggio di Pregevole Fattura, le musiche che sono state scelte. Io ho riconosciuto Not to Touch the Earth dei Doors, ma ce ne sono anche altre, il gruppo del... Quando ho visto quel gruppo di cantanti messicani, mi sono in mente subito Gomorra, perché poi sono una sorta di neomelodici messicani questi qua. Solo che Gomorra e Anime Nere sono delle soppopere in confronto alla situazione che c'è in Messico. Una menzione prima di iniziare su chi ha lavorato su questo video oltre a te, perché è giusto dare a Cesare quello che di Cesare. Come avete visto, allora, innanzitutto grazie per aver resistito. Dovete sapere che è un mio incubo ricorrente da quando ho realizzato questo documentario, che durante la proiezione la gente se ne vada, quindi il fatto che voi siate rimasti seduti per me è già un aver sfatato questo incubo. E ci sono, come avete visto, varie figure, quasi tutte straniere, che sono ovviamente il cameraman, i montatori, e Gabriel Dombek, che è che era anche la guida, diciamo, chi guidava, che è un argentino di, credo, 2,12 metri, gigantesco, che è un cineasta, si occupa proprio sia di, come dire, appunto, documentari, brevi film, ma anche di teatro, quindi diciamo che mi ha dato una grossa mano soprattutto nelle riprese, nel capire come muoverci. E vi prego di ricordare quello che ho detto all'inizio, le grandi difficoltà nel girare, non era
possibile farlo, molte cose, insomma, le avremmo anche eventualmente girate meglio, avremmo girato di più, avremmo fatto altre inquadrature, ma era oggettivamente quasi impossibile o comunque più suicidio di quello che abbiamo già tentato di operare. E poi c'è il collega Antonio Morelli, che è un collega reggino e che devo dire mi ha, io nella primissima proiezione ho detto che mi ha di fatto salvato la vita, perché a un certo punto ci sono stati dei problemi in Messico. Il documentario doveva essere montato interamente in Messico, con me in collegamento tramite Skype, cosa che avevamo iniziato a fare. Poi ci sono stati dei problemi tipicamente messicani, ecco, diciamo così, ma non aggiungo altro, e quindi abbiamo dovuto sostanzialmente ricominciare quasi da zero, e gran parte del lavoro, soprattutto appunto nelle scelte di montaggio, alcune musiche, i Doors sono un zampino mio, perché sono un mio pallino fin da quando avevo 13 anni, è tutto merito suo, che ha molta più esperienza di me, anche questo l'ho detto prima della proiezione, rispetto appunto al lavoro video, che per me è stato sostanzialmente un esordio. Allora, diceva giustamente Cosimo che nella TV generalista documentari del genere è praticamente impossibile vederli, però mi hai fatto ricordare, e ritengo che sia un grande complimento, quelli che mandava in onda Current TV, non so se ricorderai, una rete americana che aveva anche una articolazione territoriale in Italia, faceva capo ad Al Gore e faceva questo genere di documentari, questa programmazione di nicchia in cui davvero si cercava la verità. Andiamo adesso, partiamo dall'assetto istituzionale del Messico, che più volte è stato richiamato. L'assenza di una magistratura indipendente, che per noi europei è qualcosa di scontato ormai dal 600 in poi. Una polizia corrotta al 70%, in queste condizioni è chiaro che il crimine spadroneggia. Però, come giustamente evidenzia la parte finale del documentario, il problema, sono due i problemi principali, non è solo il crimine dei narcos, quello comune e quello organizzato, ma è anche lo Stato che diventa complice rispetto a questa gentaglia. Sì, uno dei tanti drammi, che è anche quello che ho vissuto io, e all'inizio dicevo questa ansia di che si ha sempre l'impressione stia per accadere qualcosa, è dovuta anche al fatto che non si hanno punti di riferimento, nel senso che si sa che se accade qualcosa non sai a chi rivolgerti sostanzialmente. Io per la prima volta nella mia vita mi sono dovuto nascondere dalla polizia, e quando dico nascondere intendo veramente nascondere, cioè ci siamo dovuti abbassare sotto un muretto per evitare che non avevamo fatto niente ovviamente se non girare il documentario, per evitare di farci vedere, perché nel momento in cui sali su una macchina della polizia può accadere qualsiasi cosa. Io, come dicevo, sono stato due volte in Messico, una volta a settembre, a marzo, quando sono tornato, da 20 giorni circa, forse lo ricorderete come fatto di cronaca, erano spariti i tre napoletani nel sud del Messico, tre napoletani venduti dalla polizia per 43 euro. Complessivamente, non a testa, nemmeno a testa, complessivamente. Quindi per farvi capire qual è il contesto. Dopodiché c'è, e questo devo dire, ci sono molte cose che mi hanno ovviamente turbato quando le ho apprese, altre invece mi hanno riportato a qui. Perché ovviamente anche qui ci sono dei legami importanti tra diciamo istituzioni e mondo criminale, ma anche qui soprattutto c'è un fenomeno della sottovalutazione del problema, o quantomeno di spacciarlo
per un fatto assolutamente, come dire, militare, assolutamente di stampo, direi, pastorale, quindi di questi rituali della mangiata di carne di capra o di carne di maiale, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, e invece si perde di vista come la nostra criminalità organizzata sia entrata nei gangli del potere. Ovviamente non con le proporzioni messicane, perché al netto delle mele marce che ci sono in ogni istituzione, si parlava prima anche della proiezione che farete sulla storia di Stefano Cucchi, e quello forse è l'emblema di mele non marce di più all'interno delle istituzioni, abbiamo anche delle istituzioni sane che comunque il crimine lo combattono. Lì no, lì c'è questa totale assenza di punti di riferimento, sia nel mondo, come dicevo, delle forze dell'ordine, perché cosa accade? Io lo dico, nel 2007, per giustificare la lotta al narcotraffico, vengono dati pieni poteri a polizia ed esercito. Lì l'esercito svolge anche indagini, a differenza di quello che avviene in Italia, pieni poteri che non sono mai stati revocati. Quindi sostanzialmente, mentre si è seduti a un bar, può arrivare l'esercito o la polizia, prelevarti senza alcun tipo di mandato, senza alcun tipo di formalizzazione dell'accusa, senza alcun diritto di poter chiamare anche solo un avvocato per dire ma cosa sta succedendo. E molto spesso poi, come dicevo prima, se si sale su una macchina della polizia non si sa più che fine si fa. Quindi questo è il tema. Poi ovviamente c'è l'aspetto politico che riguarda anche la magistratura. Si diceva che i magistrati sono, innanzitutto non sono magistrati, sono dei semplici laureati in giurisprudenza, i pubblici ministeri, e non esiste consiglio superiore della magistratura, non esiste concorso, eccetera, eccetera. Sono dei laureati in giurisprudenza che vengono presi dal governatore, che è quasi sempre un narcotrafficante, e piazzati lì ovviamente a fare quello che ordina il governatore stesso. È un sistema che non si regge in piedi, tant'è vero che solo lo 0,5 rotti delle indagini, quindi avviene un fatto, un delitto, si apre un'indagine, solo poi lo 0,5% arriva a una sentenza, significa impunità totale. Ovviamente la realtà messicana va contestualizzata nel quadro sociopolitico dell'America Latina. E in America Latina sappiamo benissimo, con la prospettiva di noi europei, che le istituzioni non sono stabili, nel senso che non esistendo, ci hanno spiegato i docenti di scienza della politica, che non esistendo un centro politico in America Latina, o ci sono governi rivoluzionari, o ci sono dittature militari o paramilitari. Però mi colpiva un aspetto in particolare, il fatto che della realtà, di questa realtà messicana, non se ne parla nell'informazione cosiddetta mainstream. Si preferisce concentrarsi sul Venezuela, sulla crisi, sulle manifestazioni, sui mutamenti socio-economici di Cuba. Occasionalmente si parla delle libere elezioni laddove ci sono state, perché adesso sono quelle del Brasile. Io ho una modesta impressione. Non è che non si parla del Messico perché agli Stati Uniti fa comodo non approfondire questa realtà, viste le evidenti cointeressenze che ci possono essere con determinati ambienti. Hai perfettamente centrato il motivo. Allora, poi vi dirò magari una successiva domanda del perché ho svolto questo lavoro, che però è collegato a questo. Fuori dal Messico nessuno sa nulla di tutto ciò. Peraltro in questa fase il Messico ha un tratto particolare, perché si è votato l'1 luglio. In Messico una delle tante leggi folli, perché poi io gliel'ho anche detto, guardate, potreste avere anche San Francesco in tutti i luoghi cardine, avete delle leggi assolutamente folli che il vostro paese non si reggerebbe comunque in piedi. Se poi ci mettono anche persone corrotte, ovviamente
una delle leggi messicane è che si è votato l'1 luglio, ma il presidente che ha vinto, che è un presidente potremmo definirlo di sinistra, si insederà solo l'1 gennaio. Quindi ci sono questi 6 mesi di... Sì, che poi alla fine bianco non è, perché ovviamente si può fare qualsiasi cosa e si possono usare anche per, come dire, camuffare, nascondere tutte le malefatte fatte negli anni precedenti. Dicevo, si è in questa fase particolare in cui il Messico è l'unico paese che in questo momento è tutto sommato, sarà gestito e governato da un governo, diciamo, di sinistra, perché un po' tutto il Sud America ha virato a destra, abbiamo la Colombia, il Brasile probabilmente, insomma, dovrebbe, è in vantaggio, ecco, questo candidato di estrema destra. In Argentina abbiamo il nostro conterraneo Macri, che è un altro, insomma, personaggio abbastanza particolare. Il problema qual è? Che il Messico sostanzialmente è la discarica degli Stati Uniti, cioè tutte le questioni più torbide che gli Stati Uniti devono mettere in atto, e sono dietro a molti dei traffici di droga e di armi, le fanno in Messico. In cambio di tutto ciò, al di là di sostegno economico, eccetera, eccetera, c'è questa protezione internazionale. Il Messico innanzitutto è, come dire, detiene, penso, il record di firme di trattati sui diritti umani, accordi su il rispetto delle leggi, eccetera, eccetera, che ovviamente sono uno scudo di carta, perché poi a livello internazionale, quando qualcuno gli contesta qualcosa, loro si alzano e dicono no, ma io ho firmato il trattato dei tali, che però ovviamente poi non viene attuato. La cosa fondamentale per mantenere questa parvenza è che, mentre su altri paesi che potremmo definire i cosiddetti stati canaglia, è facile anche a livello internazionale, penso alla Siria, ad altri paesi, dire, insomma, le violazioni dei diritti umani, il Messico, al netto delle enormi disparità, perché ci sono luoghi che sono più ricchi della Germania e luoghi che sono più poveri del Burundi, è comunque la 14ª economia mondiale. Ecco, andare a dire che la 14ª economia mondiale, quindi non una Siria qualunque, passatemi la brutalità, è, come dire, responsabile, il suo governo è responsabile di questi crimini, è un bel problema a livello internazionale. Quindi questo è uno dei motivi per cui all'esterno noi viviamo ancora con il mito di Pablo Escobar, della Colombia, eccetera, eccetera. Vi dico solo una cosa per farvi capire cos'è il Messico e restituisco il microfono a Gianluca. Penso molti, insomma, soprattutto io, chi ha più o meno, insomma, la nostra età, forse avrete visto la serie Narcos. La serie Narcos, credo siano state fatte 2 serie forse, comunque poco importa, sono sulla storia di Pablo Escobar, appunto, quindi sulla Colombia. Vengono realizzate queste serie, tutto ok, vengono girate, hanno un grandissimo successo. La terza o quarta serie, ora non so a quale siamo, doveva e deve, sarà sul Messico. Ebbene, quando il produttore di Narcos va in Messico a, diciamo, fare dei sopralluoghi per vedere dove la si può girare questa serie, stessa cosa che aveva fatto in Colombia prima, viene ucciso. Cioè in Colombia è stato permesso di avere questo successo planetario, non appena questo stesso produttore ha messo piede in Messico è stato ucciso. Di questa cosa se ne è parlata, devo dire, anche proprio per il successo di Narcos, anche sui giornali, io l'ho letto su Repubblica, per esempio. Ecco, questo è il Messico attualmente. Allora, prima di lasciare la parola agli amici presenti in sala, una considerazione sulla nostra categoria, perché l'impressione, guardando il documentario, è che a fronte di una popolazione assolutamente inerme, perché non ha punti di riferimento, non può affidarsi a una polizia credibile, non ha una magistratura indipendente, e poi c'è questa dilagante criminalità, alla fine
episodi, voglio dire, quasi sacche di resistenza, sono costituite dai giornalisti più coraggiosi. Prima c'era la collega Emanuela Alvaro che ci andava guardando insieme il film, dicevamo, sentivamo dire che lo Stato, là c'è un contributo pubblico del 90%, lo Stato influenza la stampa in maniera subdola attraverso lo strumento delle sponsorizzazioni. Ci guardiamo con Emanuela, dice, beh, anche qua, magari non tanto lo Stato, ma i privati soprattutto. C'è una precarietà professionale della categoria, anche qua. Spesso si è costretti a fare uno o due lavori per potersi mantenere anche questo sfizio quasi professionale di fare il giornalista. L'unica differenza è che se là si uccide un giornalista ormai è una tristissima routine, mentre qua, diciamo, ancora la cosa resta un certo scalpore. Mi pare di poter dire, semplificando la situazione, estremizzando il concetto, che davvero la resistenza più credibile sia quella dei giornalisti, perché non vedo altre vie d'uscita a questo status quo attualmente. Ma innanzitutto, ecco, la parte delle sponsorizzazioni è una di quelle che mi ha sorpreso di meno. Infatti ogni volta che lo riguardo io noto che quando intervisto al telefono il direttore di Rio Tose e lui dice questa cosa, io faccio un'espressione che mi è scappata, non dovevo farla, perché purtroppo anche da noi funziona così, cioè, ma vi dico, giusto per farvi capire quanto sono convinto di questa cosa, io dirigo un giornale e noi per scelta abbiamo sempre rifiutato i contributi pubblici, quindi quelli dei comuni, delle regioni, eccetera, eccetera, perché poi possono diventare un cappio alla libera informazione. Quindi ci finanziamo con i privati, anche qui cercando di fare un minimo di consumo critico laddove ce la facciamo, perché il meccanismo del tutto il mondo e il paese l'ho visto anche lì. Ovviamente poi c'è questa violenza dilagante. Io ho raccontato la storia di Javier Valdés, che era veramente, cioè, ora non voglio ovviamente fare nomi, però è come se qui uccidessero, pensate al giornalista italiano, secondo voi il più famoso, ecco, è come se in Italia avessero ucciso quello, cioè era veramente una istituzione e faceva giornalismo di inchiesta. Giornalismo di inchiesta e di riflessione, perché anche qui ho notato grandi analogie con la nostra realtà, con quella della criminalità organizzata. Io quando sono qui mi occupo prevalentemente di quello, di questa dimensione culturale che ha ovviamente l'Ndrangheta, ma che hanno i cartelli della droga. Cioè, quel video che noi abbiamo messo serve proprio a quello, cioè serve a far vedere questi narcotrafficanti come circondati da donne, ricchi, che fanno la bella vita. Se ci pensate, è lo stesso di Gomorra, come dicevi tu, ma io aggiungo, per me è molto simile anche ai famosi canti di malavita, che ci propugnano una idea del mafioso come uomo d'onore che lotta contro il sistema, eccetera, eccetera. Cioè è propaganda, sostanzialmente. Quindi ho visto anche questa analogia. Lì c'è questa, ripeto, violenza devastante. Anche in questo caso il tratto caratteristico, purtroppo, è quello dell'impunità. Perché, come diceva la collega nel video, lo Stato ovviamente non ha interesse a indagare su nulla. Cioè, ci sono tutta una serie, io ora ve li dico a flash, ci sono tutta una serie di cose folli. Avete visto le fosse comuni, che già sono qualcosa di aberrante già solo per l'esistenza. C'è una follia nella follia, ovvero sia i corpi vengono messi in queste fosse comuni quasi sempre, come avete visto, anche da parte dello Stato, nel senso che sono commessi da corpi di polizia i reati. Non solo lo Stato non cerca questi corpi e quindi costringe le donne a organizzarsi, la follia della follia è che ricercare è fuori legge. Cioè, se le donne vengono beccate mentre scavano, vengono arrestate, ed è qualcosa di
cioè, senza parole. Io ho assistito a una, direi, seduta psicanalitica collettiva, dove, cioè, con uno psichiatra italiano, che chiedeva, insomma, a queste donne di questi crimini subiti, donne ovviamente, vi lascio immaginare, devastate dal dolore. Queste donne dicevano che lo Stato fa fare loro delle sedute, appunto, psichiatriche, psicanalitiche, ma quando queste donne raccontano il proprio dolore e dicono ma io non ho ritrovato il corpo di mio figlio, eccetera, eccetera, lo psicologo, lo psichiatra pagato dallo Stato gli dice che si deve spensierare, che deve dare per morto il figlio e che non lo deve più cercare. Giustamente queste donne allo psichiatra italiano dicevano ma perché se io non ho un corpo da piangere devo essere convinto che mio figlio, mio zio, mio padre, mio fratello sia morto se io non ho un corpo da piangere. Ecco, cioè, secondo me c'è una violenza costante, che è una violenza fisica ovviamente, ma che poi è anche una violenza assolutamente psicologica, e che vi posso dire in questo mese che ho trascorso in queste due tranche, in cui non mi sono fatto mancare niente perché in una delle due ho vissuto anche il terremoto scala 8.2, il terremoto è durato un minuto, cioè, penso una cosa non finiva mai. Io vivevo al terzo piano e avevo le sbarre nelle finestre. Ecco, anche qui, piccolo flash per dirvi, questo è il Messico. C'è una lezione alla fine che bisogna cogliere dalla visione di questo documentario, ovvero il lavoro della stampa indipendente, della stampa che non fa parte dei grandi circuiti. Vale per questo documentario come vale per tutti i lavori del genere, pensiamo a quello che stava realizzando Ilaria Alpi col suo operatore, pensiamo al collega in Slovacchia che stava facendo giornalismo d'inchiesta sulle infiltrazioni dell''ndrangheta in quei posti là. È una lezione che lo spettatore, che poi è il consumatore finale del vostro lavoro, ritengo debba cogliere per un consumo critico anche dell'informazione, perché diceva giustamente Cosimo, un documentario del genere non lo vedremo mai nella TV generalista di Stato e nemmeno nei network privati. Impariamo ad apprezzare il lavoro della stampa indipendente. Internet secondo me ha fatto parecchi danni, però ci ha permesso anche di avere queste realtà come il dispaccio. Io voglio ricordare il presente, ai pochi che non lo sapessero, che tu sei autore di due libri d'inchiesta, ambedue editi dalla Ruffa, uno sullo smaltimento di rifiuti abusivi da parte e pericolosi da parte della criminalità organizzata, e l'altro è il sistema Reggio, che ha anticipato le inchieste della magistratura, perché poi è facile approfondire l'operazione di polizia della magistratura dopo che hai l'ordinanza di custodia cautelare e le informative in mano, ma quando vai ad anticipare certi temi significa che ami il giornalismo d'inchiesta. Quindi viva il giornalismo d'inchiesta, viva i colleghi come Claudio, viva le testate come il dispaccio.it che dirigi dalla sua creazione. Cosimo, vogliamo coinvolgere gli amici del pubblico? Sì, una battuta rapidissima, ma immagino come funziona il servizio di scarica oppure i servizi di le foglie. Cioè, prova ad immaginare. Quindi chi va. Comunque, contributi del pubblico. Nessuno. No, una battuta del genere, ci vuole. Io chiedo semplicemente che cosa succede rispetto ai tentativi di emigrazione in America, perché questo è un tema che non è stato affrontato. Grazie. La gente emigra ovviamente per quello che ho altrettanto ovviamente in parte ho provato a raccontare in questi 48 minuti. Il Messico allo stato attuale, devo dire che c'è grande fiducia in questo nuovo presidente che si insedierà, allo stato attuale è un paese senza speranza.
perché è un paese che non dà giustizia e in cui dobbiamo unire a questa assenza di giustizia anche grande povertà. Dicevo che 40 milioni di persone vivono sotto lo stato di povertà in quella che comunque, come ho detto, è la 14ª economia mondiale. Questo significa che ci sono delle disparità enormi. Quindi la gente migra soprattutto per quello. Peraltro, soprattutto donne e bambini, che sono stati protagonisti della chiamiamola querelle con Trump e comunque col governo americano, come dicevo, sono carne da macello non solo per il traffico di donne, per la prostituzione. Il Messico è uno dei, scusate la brutalità, dei fornitori maggiori di organi, ovviamente in maniera clandestina, perché i giovani, i bambini, che sono ovviamente, diciamo, spesso anche più sani, no? degli adulti, vengono fatti sparire, vengono espiantati gli organi e poi il magnate russo con il fegato distrutto dalla vodka va a comprarsi per magari pochi soldi, ecco, comunque facendo valere il proprio peso contrattuale. Ecco, io però credo, anche alla luce di quello che si diceva nella risposta precedente, che come dire, l'odio e la contrapposizione Stati Uniti-Messico sia vera solo per la popolazione. Nel senso che i messicani hanno anche questo, cioè io ero un gringo per loro, no? Quindi era uno dei problemi, ecco, quando andavamo nei posti pericolosi mi dicevano sempre: c'è il problema che tu sei gringo e quindi ti riconoscono. Quindi c'è la contrapposizione, ma sui livelli bassi. Sui livelli alti del potere, secondo me, è una apparente lotta, dato che, come dicevo prima, gli Stati Uniti sono dietro molti dei traffici e finanziano poi i governi, o comunque, come dicevo prima, forniscono protezione. Quindi secondo me si tratta più di un gioco delle parti e apparente di, ecco, sempre per restare sui temi a noi cari, direi di falsa politica, ecco. Altri contributi? Ci vuole io? Adesso riesco a venire prima. Al di fuori che, se ti ricordi, il nuovo presidente del Messico 3-4 elezioni fa era stato imbrogliato, quindi questo qui è la quarta, mi sembra che, quindi questo qui era uno che nel 2000, non mi ricordo adesso la data. Si è candidato molte volte, questa è la terza o quarta volta. Ma una volta aveva vinto e quindi poi l'hanno fregato. Quando c'era Fox, se non sbaglio. No, a me sorprendeva, adesso sono provocatorio, no? Normalmente quando ci sono questi stati, vengono definiti canaglia, no? Nel senso che per molto di meno l'Afghanistan è stato invaso, nel senso che sulla guerra all'oppio, sulla guerra alle coche, spesso quando sono stati non amici, e non, io non accetto l'invasione, quindi non sto consigliando che bisogna fare questo, però il traffico di cocaina, di droghe, in cui poi una componente è la nostra Italia, che effetto fa? Perché stravolge gli stati, rovina le popolazioni, mette sotto controllo chi ci vive, i poveri. Perché si continua a renderlo il cosiddetto illegale? Perché come faccio la battuta, dico, non è che sia illegale, è libero, noi abbiamo una droga che è libera, che la vai a prendere dove vuoi, però poi dicono non la liberalizzano. Perché? Questa domanda. Non mi sopravvalutate, le risposte. Io non ho mai fumato uno spinello, non lo dico per potersi, non ho problemi. Vabbè, essendo... perché c'è la telecamera. Veramente, io essendo uno che ho vissuto negli anni 70, quindi, cioè che ero giovane negli anni 70, avrei potuto tranquillamente fumare, è una mia scelta. Questo solo per dire perché è una stronzata non liberalizzare. Cioè andate dove volete e lo trovate. Aumentano i costi. Lo Stato potrebbe tranquillamente al limite far pagare le tasse.
Così anche il furto, voglio dire, la gente ruba anche se è illegale, voglio dire, non legalizzerei qualcosa solo perché la gente comunque continua a farla, ecco, diciamo, altrimenti insomma è un po'... io dico che però rispondo alla prima parte della domanda dove ho una risposta, quindi sulla mancata invasione, perché non conviene. Quantomeno non conviene agli Stati Uniti, che sono tra l'altro l'unico paese che avrebbe la forza di farlo. Non conviene perché, guardate che noi in Calabria dovremmo sapere meglio di chiunque altro che al potente conviene avere dei territori a perdere. La Calabria è stato un territorio a perdere, per alcuni versi lo è tuttora, lo è stato quando c'era appunto da smaltire rifiuti tossici, nucleari, lo è su tante altre vicende. Al potente conviene avere un territorio a perdere perché poi lo usa anche come capro espiatorio di tutti i mali, perché i messicani insieme ai colombiani sono sostanzialmente considerati gli unici artefici del traffico di droga, direi, mondiale, no? E che dialogano poi con le varie organizzazioni criminali di tutto il mondo. Ecco, una cosa che su cui voglio soffermarmi è che io ho sempre paura che possa non interessare questo documentario perché possa essere visto come qualcosa di lontano, cioè dall'altra parte del mondo, eccetera, eccetera. Ma io dico due cose: una, che secondo me nel 2018 nessun posto è lontano, due, molti dei problemi e dei traffici illeciti, soprattutto con riferimento al narcotraffico, quindi al traffico di droga, che noi abbiamo qui, che noi viviamo qui, cioè la droga che arriva al porto di Gioia Tauro, molto spesso arriva da quei luoghi, quindi credere che sia un mondo a parte, che quindi dice vabbè, ma a me che me ne frega del Messico, ecco, è un errore, soprattutto nell'epoca in cui viviamo. Poi devo dire, non è questo il motivo per cui io ho fatto il documentario. Io ho fatto il documentario per, direi, come dire, spirito di servizio. Io sono andato a settembre, come dicevo, per tenere degli incontri. Mi hanno invitato per parlare appunto di criminalità organizzata messicana e italiana. Quindi io ero lì per parlare di 'Ndrangheta. Pensavo di sorprenderli, come sorprendo quasi sempre quando parlo di 'Ndrangheta fuori dai confini regionali. In realtà sono stati loro a sorprendere me questa volta, e quando ho iniziato a conoscere molte delle persone che poi sono finite nel documentario, in particolare la signora dei quattro figli spariti, ho sentito comunque un qualcosa di dire, di provare ad aiutarli. Poi mi è stato chiesto, perché loro hanno questo problema, come dicevo, in Messico del problema tutto sommato se ne parla, poi chi parla troppo viene ucciso, e guardate che l'asticella del troppo è veramente bassissima, però hanno il problema appunto che non si riesce a farlo passare a livello internazionale. Mi hanno fatto una tenerezza che ho vissuto solo un'altra volta nella mia vita, proprio identica, e l'ho vissuta a San Ferdinando, quindi qui. Quando circa un anno fa sono andato nella tendopoli di San Ferdinando con un collega tedesco, a un certo punto, che doveva realizzare insomma uno speciale, a un certo punto eravamo in due, siamo stati letteralmente circondati da questi immigrati, e devo dire anche con un, non mi vergogno a dirlo, anche forse con una con un retropensiero di razzismo, abbiamo temuto potessero farci qualcosa. Quindi ci siamo messi, diciamo, schiena contro schiena, un po' come nei film, e abbiamo provato insomma a uscirne bene. In realtà questi ragazzi non volevano farci niente di male, ma volevano, hanno tirato fuori dalle tasche una specie di documento dove c'è il loro nome e cognome, e hanno preteso che scrivessimo sulle nostre agende il loro nome e cognome, perché erano convinti che raccontando la loro storia e magari facendo il loro nome li avremmo aiutati a uscire da quella situazione oggettivamente barbara in cui vivono. Ecco, allo stesso modo, quando la mamma mi abbraccia, diciamo dopo quella
intervisto ed è realmente convinta che il documentario possa risolvere chissà quale problema messicano, ecco, cioè, secondo me non si può restare indifferenti, perché è quell'ingenuità che solo la disperazione ti dà, cioè solo quando sei disperato e ti appigli a ogni cosa. Ecco, quindi questo è il motivo, e questo è anche il motivo per cui ho deciso di intitolarlo mutuando una frase, quel detto secondo me messicano assolutamente molto efficace e che potremmo ancorare anche qui al nostro territorio. Altri interventi? Qualcuno così di passaggio? C'è il rischio che un documentario come questo passa sotto silenzio possa proprio interessare? È una domanda che aggiungo io. Ecco, prego. Io faccio una riflessione ovvia. Intanto grazie per il lavoro che hai svolto e per averci coinvolto. Penso che una iniziativa da portare avanti sia quella di divulgare più che sia possibile nelle scuole, e si risponde così a questa richiesta fondamentale, cioè conoscere per poter cambiare, sperando che si arrivi da qualche parte. Io sono fiduciosa, grazie. Dal punto di vista della narrazione non c'entra niente, però a me faceva pensare ai Malavoglia. La lenta cantilena siciliana, il ripetere, il ritornare di determinate situazioni, della mamma, dei quattro figli che ritorna, mi sembra che questa sia una modalità molto in qualche modo efficace, e mi collego proprio anche con la scuola, proprio perché queste cose si possano apprendere veramente. Sì, posso... Certo. Sì, ovviamente due cose. Allora, la prima sulla narrazione. È ovviamente così, io tra l'altro sono laureato in lettere, poi i miei sono disperati dal fatto che non metto a frutto questa laurea, che mi occupo di queste storiacce, ma è qualcosa che ovviamente mi ha formato. È questo ingresso lento che a un certo punto io provo a rendere anche in maniera video, perché quasi all'inizio, proprio dopo pochissimi minuti, mi si vede di spalle che entro in una specie, diciamo, di è il mercato, ma è una zona molto stretta, e che voleva essere anche, insomma, un rimando quasi dantesco, ecco, all'ingresso in quella realtà. Quindi c'è sicuramente questo tentativo anche di escalation, perché noi lo sapevamo che il documentario parte lentamente, ma c'è poi un'escalation e c'è comunque una circolarità della narrazione, perché si finisce come si è iniziato sotto vari punti di vista, sotto il profilo proprio, come dire, giornalistico, però sia con la carrellata delle interviste, con la stessa musica, e si finisce cercando di dare ovviamente anche una chiave di lettura, e di tirare le somme. Con riferimento alla divulgazione, io lo dico sempre, lo scriviamo anche nei comunicati, c'è una mail alla quale si può scrivere. Il documentario ovviamente viene divulgato in maniera assolutamente gratuita, quindi lo dico anche qui, se ci sono, come lo dico in ogni presentazione che faccio, soprattutto nelle scuole, se c'è qualche docente, qualcuno che è interessato, che conosce docenti e che può essere interessato, l'obiettivo è questo. Cioè, noi questo documentario non lo venderemo a nessuno, non abbiamo intenzione di farci soldi, non abbiamo preso soldi per realizzarlo, c'è l'unico obiettivo è quello appunto di fare qualcosa per queste persone, che poi possa essere una follia credere di poter cambiare qualcosa, ma diciamo, un altro dei miei riferimenti culturali è Don Chisciotte, quindi devo uniformarmi al suo pensiero, e quindi insiste. Sollecito altri interventi.
Mi pago, dai, metto all'asta, un intervento. Avvicinati per favore che non arrivo il tempo. Salve, buonasera. Io come gli altri pure volevo ringraziarla perché, diciamo, racconta un... questo paese spesso viene raccontato solo per le sue bellezze, che per carità ne ha tradizioni, però a questa parte è come di fatto è come il sud d'Italia, tantissime cose belle, tradizioni, cultura, però poi purtroppo c'è questa piaga che ci accomuna, ecco. Io ho visto tante analogie anche appunto con la criminalità organizzata calabrese, anche il fatto di voler occultare i cadaveri, no? Cioè io per mia cosa, diciamo, per mia cultura personale, leggendo sempre più, vedendo la disperazione di queste donne, soprattutto queste madri che cercano i propri figli, sono rimasta veramente scioccata su quando una madre dice: io spero di trovare almeno un'unghia di mia figlia, no? Perché sapeva che in quella zona, molto una delle zone più povere, diciamo, del Messico, venivano i cadaveri, venivano messi in dei pentoloni. Cioè a me sembrava una cosa assurda sentire queste, neanche nelle fiabe, diciamo, nei film horror, però venivano sciolti in questi pentoloni. E poi mi è venuta in mente la storia del bambino, diciamo, di Matteo, che è stato sciolto nell'acido, e quindi ho detto: mamma mia, come poi di fatto questa realtà ci dovrebbe molto toccare perché è vicina alla nostra. Ho realizzato, diciamo, non si vedono perché sono io a fare ritardo purtroppo per il lavoro, delle immagini di donne che secondo me hanno un volto che sembra l'urlo di Munch, no? Che cioè hanno un grido assordante, che non si può rimanere, diciamo, indifferenti. E adesso io ho messo accanto le maschere dei mariachi, che sono le maschere del carnevale, diciamo, messicano, che questa volta non sono allegre, perché la caratteristica di queste maschere è essere molto, diciamo, allegre, gioiose, e sono una tradizione antichissima del Messico, che dura addirittura da più di 450 anni, infatti una delle città più belle che è diventato patrimonio dell'UNESCO ospita questo carnevale. Quindi ho messo insieme l'urlo e quindi la volontà di queste donne di volere giustizia, o quantomeno sapere che fine hanno fatto questi ragazzi, e insieme alla tristezza dei maiali, che diciamo è l'opposto di quello che succede normalmente. Quindi la ringrazio molto perché porta avanti, diciamo, questa parte del Messico che nessuno conosce. Grazie. Allora, racconto questo episodio perché fa molto riflettere. C'era uno scienziato che si chiedeva se le scimmie avessero coscienza di sé. Allora l'esperimento consisteva nel fargli guardare allo specchio, e dice: come fa la scimmia a rendersi conto che ha coscienza di sé? Perché lo scienziato gli aveva disegnato un bollino rosso sulla fronte. Guardandosi allo specchio, la scimmia puntava il dito proprio, quindi aveva coscienza di sé. Questo filmato ha il potere di rendere coscienza a noi. E scusa se è poco. Grazie. Volevo aggiungere solo due cose che sono e che fanno parte di quelle analogie che non sono entrate nel documentario, perché tra l'altro non lo volevamo nemmeno appesantire proprio come lunghezza. Ci sono due cose inquietanti in Messico, anzi tre, scusate. La prima è il fenomeno del blog del narco. Il blog del narco è il sito più letto del Messico ed è un sito in cui ed è assolutamente visitabile, cioè non è un sito, come dire, quei siti pirata eccetera, cioè è un sito assolutamente visitabile in cui vengono pubblicati quasi giornalmente video di uccisioni, di esecuzioni. Ma quando parlo di uccisioni e esecuzioni non parlo di un colpo di pistola alla testa,
Io ho visto video di donne bellissime ridotte a manichini, cioè una violenza così ostentata che secondo me fa parte di quella propaganda di cui parlavamo prima, quindi da un canto creare il fascino, dire guardate questi qua fanno una bella vita, eccetera, eccetera, dall'altro far capire di cosa sono capaci verso chi ovviamente si discosta dalla linea. Le altre due cose che voglio dirvi sono, vabbè, al di là di tutta una serie di cose anche proprio speech, cioè in Messico è pericoloso anche prendere un taxi, e parlo dei taxi quelli regolari, intanto perché quasi mai la faccia, sapete, c'è l'autorizzazione, no, sui taxi, corrisponde a quella, alla faccia di quello che guida la macchina, quasi mai. Ma poi c'è questo fenomeno in aumento, dovuto ovviamente alla grande povertà, del fatto che i tassisti ti rapiscono, ti portano in una zona isolata, ti ammazzano di botte, ti prendono quello che hai e poi ti lasciano sanguinante per le strade dove ti hanno sostanzialmente spogliato di tutto. Le altre due cose più anche tragiche che segnano delle analogie sono: il primo, il fenomeno dei killer bambini, e quando parlo di bambini non parlo di quindicenni, parlo di bambini di 8-9 anni che vengono imbottiti di droga, magari a volte pagati ma veramente il nulla, e diventano ancora più feroci degli adulti molto spesso, peraltro non sono punibili per la legge o comunque per quella sottospecie di legge che hanno, e quindi ovviamente sono le persone in questo momento più utili per commettere gli omicidi. L'altra cosa, nella sua tragicità, fa quasi ridere. È sempre più in aumento il fatto che gli omicidi commessi per le strade o in una sala, eccetera, eccetera, siano commessi dai detenuti, che ovviamente sono le persone più al di sopra di ogni sospetto, perché se avviene qualcosa nella pubblica via e uno è detenuto, difficilmente, per come conosciamo le cose noi, possa accadere. Cosa accade? I detenuti vengono a nottetempo armati, quasi sempre dalle guardie penitenziarie, ovviamente vengono pagati molti soldi, escono, commettono l'omicidio che devono commettere e rientrano in carcere. Ovviamente i soldi vanno poi alle famiglie fuori per il mantenimento. Ogni tanto qualcuno ha la bislacca idea di non rientrare in carcere, ovviamente fa una brutta fine nel giro di veramente molto poco. Ecco, questi sono altri tre episodi che non abbiamo inserito nel documentario, anche per oggettivi problemi proprio di reperire immagini, entrare in... Io sono entrato in un carcere, ma veramente, ecco, si rischia di entrare e di non uscire più, ecco, anche se non si è fatto nulla. Quindi, però sono tre storie che secondo me testimoniano ancora di più quella che è la realtà messicana. Allora Claudio, la serata volge al termine, io a nome di tutti gli amici presenti ti ringrazio ancora una volta per la presenza, per il tuo lavoro in generale. Ecco. A questo proposito, hai imparato che Siderno porta bene quando anticipi qualcosa. Hai accennato in premessa che stai lavorando a qualcos'altro che vorrei presentare, speriamo a breve. Se ti va di sbilanciarti, questa è la sede migliore. No, allora io innanzitutto vi ringrazio Gianluca, che rispetto ai miei lavori, ecco, una cosa che a me amareggia molto è che io quasi sempre, per avere un minimo di riconoscimento del lavoro, devo prendere un aereo quando l'aereo c'è. E, diciamo, sul territorio non ho mai grandi riconoscimenti. Gianluca, devo dire, ma anche Maria Antonella, insomma, sono persone che hanno sempre dato grande risalto ai miei lavori. Io mi auguro di rivedervi. Come vi ho detto prima, io cerco di, lo dico brutalmente, io quando sono qui mi occupo di 'ndrangheta.
e cerco di scrostare quella idea, soprattutto che c'è fuori dalla Calabria, di questa 'ndrangheta, appunto, di straccioni sostanzialmente. Ecco, sto cercando di dimostrare come la 'ndrangheta entri in alcune delle vicende più oscure d'Italia, quindi non solo fatto calabrese, che noi conosciamo, ma anche fatto nazionale, cioè cose, episodi che noi poi studiamo nei libri di storia, Aldo Moro e altre cose. Ecco, sto cercando di chiudere questo lavoro e spero di potervelo presentare. È un lavoro ovviamente molto più ancorato al territorio, è un lavoro scritto, quindi il ritorno alle origini, ed è sempre, si muove in quel solco, cioè di fare giornalismo d'inchiesta in un paese che è l'Italia, che non ha la cultura del giornalismo d'inchiesta. Mi invito a trovare in tutta Italia il direttore di una grande testata che prima di diventare direttore sia stato un giornalista d'inchiesta. Non esiste. E io provo a farlo ovviamente con i mezzi che anche Gianluca conosce bene, perché anche lui lavora e si occupa di tematiche toste, e qua tra l'altro territorio forse ancora più difficile rispetto a Reggio, io vivo a Reggio Calabria, quindi mi muovo in questo solco e spero di presentarlo con Gianluca un po' in giro, ma soprattutto qui, perché mi è piaciuto molto come ambiente. E vi ringrazio per aver, io immagino che le facciate queste cose, però immagino che siete più abituati a vedere presentazioni di libri, quindi avete un po' forse deviato, e sono contento comunque che l'abbiate fatto. Vabbè, grazie. Ma noi deviamo sempre. L'importante è deviare sempre. Allora, l'appuntamento vi ricordo è il 26. 26. Venerdì 26. È una storia, narreremo una storia, vedremo qualcosa, diciamo, che non è una bella storia, però è importante vederla perché dà la coscienza poi per... Il passo successivo può essere un po' diverso. Ecco, prima la presa di coscienza. Grazie a tutti.